Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camario. Se non l'avete già fatto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete il video. Oggi parleremo di riciclo e durante questo video, al fine del video vi mostrerò anche come effettuo le riparazioni sulla plastica per chiudere i fori. Perché è importante riciclare? Secondo l'agenda 2003, noi ormai sulla scena mondiale abbiamo un inquinamento spaventoso sulla plastica, quindi un obiettivo che possiamo fare sui singoli è quello di riciclare i normali oggetti che abbiamo in casa, utilizzando sempre materiale che cioè di facile reperibilità. Vi faccio un esempio: io dove lavoro io lavoro presso un'industria, lì c'è un cassone dove buttano degli oggetti prima di buttarli nel cassone grande dove poi arriva l'azienda per lo smistamento del materiale da riciclare, da differenziare. Quindi di solito mi affaccio lì e vedo se c'è qualcosa di interessante, tipo ad esempio avevo trovato una lampada di adatta potenza utilizzata nella mia industria, guardate quanto è grossa, non lo so, aspettate, spengo la luce, questa qui magari si vede meglio, ecco qui, ecco, questa era una lampada da 220 forse, perché non so che alimentazione aveva l'attacco con il bulbo quella enorme. Io cosa ho fatto? L'ho tagliato in due, però posso ancora tagliarne altri per fare dei faretti. Poi qui ci farò un video, vi mostrerò come si fa. Diciamo presto non molto, oggi è il progetto quasi ultimato. La stessa cosa dopo, aspettate, dopo accendo la luce perché vi faccio vedere anche quest'altro. Ok. Dopo un blackout mi saltano due lampade d'emergenza della Beghelli. Io con la mia stampante 3D ho realizzato un supporto e ho riciclato praticamente quelle che erano le strisce LED all'interno della Beghelli. Fanno una luce fortissima. Anche queste faranno parte dello stesso progetto a cui farò un video in cui vi farò vedere come è possibile alimentarla a 220 e utilizzarli in casa. Via! Ok. Un altro oggetto che ho riciclato è uno stereo. Un collega mi diede uno stereo da era un lettore CD musicassetta, ma molto vecchio da riparare, ma era saltato l'amplificatore. Osservando questo oggetto ho pensato di tagliare, quella era così, l'ho tagliato per metà, ecco qui, in cui andrò a farci una cassa con diffusore di audio direzionale da utilizzare in casa mia per ascoltare musica, però ovviamente andrò a utilizzare un amplificatore dedicato. E anche qui andrò a utilizzare la tecnica per unire le parti di plastica che poi vi mostrerò a fine video. Mettiamo questo da parte giusto per farvi vedere quelle che si può fare utilizzando oggetti che normalmente si vanno a buttare. Questo invece è l'altra chicca che sto facendo, ecco qui. Allora, praticamente utilizzando la tecnica di cui vi parlavo, che cosa ho fatto? Ho chiuso tutti i fori, qui c'era una specie di griglia, tutti i fori laterali. Con una bella verniciata questi fori scompariranno. Anche qui è una faccetta, praticamente, scusate, era un'interfaccia in cui c'erano diversi fori, li ho chiusi utilizzando quella tecnica. Se vedete, qui è verniciato di bianco, non si vede assolutamente niente. Qui c'era un display, un bottoncino, quello che è. Questo praticamente deve essere un inverter per motori da 110, mi ricordo era applicato su un motore da 110. Infatti vedete, io qua già ho applicato un interruttore al suo interno, vedete, e andrà anche questo qui che è un lettore di tensione e corrente, andrà a sostituire quello che è un UPS che si è rotto. Infatti c'era si formava, che cos'era, un arco elettrico tra il radiatore e un transistor, e ho preferito praticamente buttarlo piuttosto che ripararlo, anche perché ormai era vecchiotto. La scelta di utilizzare questo sistema piuttosto che quello dell'UPS sono i costi. L'UPS più adatto al mio computer sta sui 250 euro, invece a me interessa più che altro proteggere il mio computer dalle alte tensioni e dalle interferenze elettromagnetiche e bla bla bla. Poi qui ci farò un video e vi mostrerò il progetto che sto andando a realizzare. Adesso vi faccio vedere
sul video successivo come si fa a chiudere un foro, perché io di proposito ho lasciato questo qui, questo buchettino qui aperto, proprio per farvi vedere come è possibile chiuderlo utilizzando la stessa tecnica che ovviamente ho utilizzato qua sopra. Prima di lasciarvi al video successivo, vi ricordo che riciclare è importante, basta solo un po' di fantasia, e vi ricordo per la seconda volta di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di condividere il video. A voi buona visione e alla prossima. Allora cominciamo da questo qui. La prima cosa da fare, carta adesiva, così, e l'attacchiamo sotto in modo da chiudere così il foro, ok? Facciamo aderire bene la carta in modo che non fuoriesca il collante. Per il collante non utilizzate quello di marca, uno qualsiasi, questo costa pochissimo, pesa in ferramenta, l'importante è che è ciano acrilato, ok? Poi e bicarbonato di sodio, ovviamente l'ho messo qua dentro perché non interessa la marca, non deve essere di buona qualità. A occhio e croce dovrebbe avere uno spessore di 3 mm e largo quasi un centimetro, quindi tre gocce bastano, è 1 e 2 e 3, a posto, richiudiamo con l'aiuto di, ecco qua, e mettiamo sopra. Quanto ne serve? Deve essere sufficiente per asciugare, ok. Poi con una carta, questa è un 150, deve essere abbastanza sottile, non utilizzate grane larghe, facciamo così in modo da premere, diamo anche il tempo di agire, ecco fatto, ok. E ci mettiamo altre due gocce sopra, così, è uno e due, ecco qui. Siamo questa qui, facciamo così, ecco fatto. Adesso non si nota, ma a tatto rilascia una bella temperatura perché genera una reazione isotermica. Adesso nella parte interna, non è finita, togliamo la carta e ripetiamo la stessa operazione anche di qua, ci mettiamo giusto una goccia, ok. Un pochettino qui, così, giusto solo per asciugare quello che abbiamo fatto, ok, e buttiamo a posto. Qua è perfettamente asciugato e dritto, la stessa cosa qui, non ci interessa levigare perché comunque la parte interna, ecco fatto il lavoro. Adesso vi mostro, allora questo è, abbiamo detto, più o meno centimetro di lunghezza e 3 mm di profondità. Si può fare con qualcosa che abbia uno spessore più ampio, certo, si può fare anche con questo, solo che ce ne vorrà un po' di più. Quindi sempre stesso sistema, prendiamo la carta, e si stacca, ok, importante che aderisca bene, giusto perché la colla non deve andare, non deve passare oltre la carta, così sarà, perdiamo solo tempo, ok. Qui ce ne vorrà molto di più, ma comunque aggiungiamo sempre un po' per volta, 1 2 e 3, okay. Questa qui è meglio perché ci mette più tempo per asciugare, quindi abbiamo più tempo anche per fare questo lavoro. Quando ne devo aggiungere? La quantità sufficiente
che serve per asciugare, quindi ce ne accorgiamo perché facciamo così e vediamo che si è asciugata la colla. Ok, e ripetiamo di nuovo l'operazione fino a riempire tutto. Quindi 1 2 gocce bastano, ripetiamo di nuovo. Ok, quindi 1 2, qui ci vuole un po' di più. Ok, l'importante è che la colla vada ad assorbire all'interno del materiale. Ve ne accorgete perché vedete che diventa opaca, non più lucida, quindi la colla, cioè pardon, il bicarbonato ha fatto il suo dovere. E continuiamo ancora. Cioè, pensate che questo è da 20 grammi e ne sto facendo davvero tanta roba. Cioè, e questo è uno spessore molto più profondo rispetto a quello che ho utilizzato qui, eh? Ok, continuiamo. Ormai siamo quasi alla fine. In questo caso, non so se si vede nella camera, vedete questo angolo qui, ancora della polverina, vedete il colore rispetto, quindi qua ha bisogno aggiunta di un altro po'. Quindi così nell'angolo. Ok. E con questo faccio così. Ovviamente questo processo permette comunque di essere verniciato. Ok. Come passaggio successivo andremo a utilizzare una grana 80, perché adesso la colla è diventata dura proprio come il ferro e con i 150 ci fate poco e niente. Eccoci qua, bello dritto, non so se si vede, è chiuso. E facciamo lo stesso discorso di prima. Dopo fatto questo togliamo la carta piano piano. Ecco qui, aggiungiamo anche qui del collante. E anche qui un po' di carbonato, eh? Giusto un po' che si deve solo asciugare. Come ho detto prima, poco interessa all'interno passarci con la carta, perché a parte che con lo spazio neanche non ci sto molto, però va bene così. E tolgo. Ecco qui, con le mani si toglie. Pensate, prima di imparare a fare questa cosa mi sono incollato tutte le mani, adesso invece ho imparato a farlo bene, un po' di pratica. Infatti se si tocca è ancora, è un po' caldo. Ecco fatto. Chiuso. E posso ripetere la stessa operazione sia con quello che con questo qui. L'unico problema è quando le zone sono molto estese e non conviene, tipo in questo caso qui. Qui è molto esteso, qui andrò a fare un supporto con la stampante 3D e utilizzerò il PLA, che è plastica biodegradabile al 100% e non inguina. Qui ovviamente, ecco qua, già ce l'ho pronto, qui ci verrà questo pezzo qui di legno in cui poi ci dovrò montare delle prese sotto. Poi farò vedere a progetto ultimato come verrà. A posto.